È arrivato nei nostri studi il direttore. Buongiorno, direttore. Buongiorno. Allora, abbiamo ascoltato alcune parole della signora Anna Maria. Io partirei da lì prima di chiederti qualcosa, visto che arrivi proprio dai Musei Vaticani. Anna Maria parlava di una scossa al mondo, questa rinuncia del pontefice, un invito a seguire la via del Signore. Ma difficile contestare questa lettura che mi pare quasi, non dirò ovvia, ma una lettura assolutamente appropriata, una scossa alla Chiesa, non c'è dubbio, scossa potentissima alla Chiesa, una scossa anche al mondo, perché in questo tempo di difficoltà, di mancanza di speranza, di tentazioni di chiusura in se stessi, invece gesti come quelli del Papa slanciano in avanti, aprono prospettive nuove. Io però vorrei anche cogliere la parola scossa in un altro senso. Il Papa è un uomo dello spirito e il Papa sa quali sono le priorità della vita spirituale. La sua scelta è una scossa anche nel senso di ricordarci che non è importante nella Chiesa chi corre di più, chi è più visibile, chi porta il piviale più prezioso, chi è circondato dalla corte più ampia e magari anche un tantino ipocrita, ma che è importante chi vive e offre e soffre per il Signore unendosi ai dolori della croce del Signore e offrendo le sue proprie sofferenze per il bene della Chiesa e per la salvezza dell'umanità. A me pare non sia stato messo in luce abbastanza che dalla scelta del Papa viene esaltata al massimo la scelta eremitica, poco capita da molti, la scelta delle suore di clausura, la condizione degli ammalati, la condizione degli anziani, cioè di quanti possono dare e dire al mondo e alla storia solo il poco che sono, solo il poco che hanno e che è rimasto loro. Il Papa si è fatto poverissimo come i più poveri della terra per insegnare a tutti che questa povertà è la ricchezza vera, gradita, è come l'incenso puro gradito al Padre. Direttore, arrivi adesso proprio dai Musei Vaticani, c'è stata questa conferenza stampa, c'è una telefonata già pronta, magari scegliamo cosa fare, però volevo soltanto chiederti come è andata. Ho parlato già ai telespettatori di questo progetto delle basiliche papali e capire se magari hai respirato un clima particolare andando giù in Vaticano. Sì, beh, intanto presentare un'opera di TV 2000 nel cuore dei Musei Vaticani è un'emozione particolare. La sala, l'elegantissima sala delle conferenze era piena, il cardinal Comastri, arciprete della Basilica, ha fatto magnificamente la sua parte. Il professor Paolucci, curatore dell'opera, cioè del cofanetto delle cinque puntate dedicate alla basilica delle basiliche, cioè la basilica di San Pietro, ha fatto da par suo. Noi cominceremo domani sera alle 22 con la prima puntata. Eccezionalmente non metteremo queste puntate una alla settimana per
ma una dopo l'altra nelle sere successive, perché vogliamo che ci sia un ricordo vivo tra l'una e l'altra e il racconto della storia e dell'arte sia un racconto che fluisce in maniera quasi naturale e più fortemente si imprima nella memoria e nell'intelligenza. Abbiamo anche detto che avevamo scelto questa data di presentazione della, di queste puntate sulla, dedicata alla Basilica delle Basiliche, la Basilica di San Pietro, alla vigilia della Cattedra di San Pietro che ricorre liturgicamente domani, una festa solenne, oggi un po' obsoleta, l'avevamo scelta ancora prima di Natale e è capitata in un momento assolutamente inatteso e imprevisto. Questo ha caricato di qualche elettricità l'incontro che c'è stato, però ci ha anche dato l'opportunità di dire che dedichiamo quest'opera a Benedetto XVI, al più presto gliela faremo avere e chissà che sia in compagnia di queste puntate che egli trascorre qualcuna delle sue prime serate da eremita. Questo ci emoziona molto, direttore, ci emoziona anche la tua presenza, hai fatto di tutto per essere qui questa mattinata e ti vogliamo dire grazie. Allora andiamo a prenderle le telefonate del nostro pubblico, andiamo a Torino, mi dicono che è una telefonata anche importante e profonda da parte di Roberto, buongiorno. Buongiorno a voi tutti, buongiorno direttore. Volevo solo dire che io ovviamente inizialmente ho avuto una grande commozione per questa notizia, sia assenta, rinuncia a un grande Papa e subito dopo la grande commozione avviene però un mea culpa come cattolico e quindi faccio solo un esempio per essere schematico e veloce. Mi chiedo cosa abbiamo fatto noi cattolici militanti quando è stato impedito al Papa di parlare all'Università della Sapienza. Credo che al di là dei magnifici interventi sull'avvenire, poco sia stato fatto. Poi per quanto riguarda il discorso della parte laicista, posso permettermi di dire che mi viene in certo senso di nausea nel sentire le grandi valutazioni fatte adesso di questo Papa quando lo stesso invece è stato attaccato su tutti i fronti per quanto attiene ai valori non negoziabili, aborto, eutanasia eccetera. Concludo dicendo, ma si dà sempre la colpa alla curia per quanto attiene al fatto che il Papa abbia rinunziato. Diciamo una cosa, che se si può parlare di colpa, perché qui c'è un concorso di colpa, ma comunque è stata nel cuore del Papa la sua decisione, quindi è sua, sì. E dobbiamo rispettarla. Sì. Dobbiamo però dire che parte delle diocesi della Chiesa periferica ha seguito poco il Papa. Faccio presente due aspetti e poi concludo sotto l'aspetto liturgico. Il documento Sacramentum Sacritatis Caritatis, chiedo scusa, e Summorum Pontificum sono stati tranquillamente osteggiati da parte del clero, non solo in Italia ma anche all'estero. Grazie Roberto. Grazie, ecco, è arrivato grazie, chiaro, è arrivato chiaro e sono diversi punti, il direttore ha preso nota e penso che le risponderà punto per punto. La commozione c'è e quello che mi stupisce Roberto è che non si attenua trascorrendo i giorni, almeno a me capita così. Quanto al mea culpa, lei ha ragione. Non è un mea culpa solo di alcuni, solo di un nucleo, è un mea culpa che va recitato complessivamente, è un atto di penitenza che dobbiamo compiere tutti quanti, tutti abbiamo motivo di dolerci con noi stessi
per ciò che non abbiamo fatto, per rendere meno pesante il carico di Pietro. Io di questo sono assolutamente d'accordo con lei, seppure credo che le responsabilità vadano anche articolate in rapporto alle responsabilità, ai pesi e agli incarichi che si ricoprono. L'ultima cosa che volevo dirle è convergenza con la sua opinione. Certamente ci sono stati pronunciamenti di questo Papa che hanno avuto un eco del tutto favorevole, penso alle encicliche, che hanno incontrato un favore universale. Ci sono stati degli interventi, penso a Westminster, al Parlamento inglese, che è stato un intervento assolutamente stimato e seguito dall'universo mondo. Ci sono stati documenti che sono rimasti un po' da parte e anche forse intenzionalmente dimenticati e trascurati. Uno sguardo generale alla vita della Chiesa ci dice che il fenomeno non è nuovo, questo non attenua le nostre responsabilità, questo semmai ci ricorda che abbiamo anche personalmente delle colpe da espiare. Sono personalmente convinto che ciò che questo Papa ha fatto verrà riproposto, seppur in altri termini, con altri modi, in altri linguaggi, perché ciascuno ha il suo, e che quindi alla fine poco poco andrà disperso. Dobbiamo anche avere fiducia in ciò che in quella che è la dinamica evangelica. Si dice nel Vangelo che il seminatore uscì, seminò, in parte raccolse il 10%, il 30%, il 50%, altrove il 100%. Ecco, l'importante è che non l'agricoltore non sia uscito in vano, e che ciò che lui ha inteso, ciò che il Papa ha inteso seminare, continui a germinare nell'animo delle persone. In questo senso il suo richiamo mi pare un richiamo prezioso. E questa era la risposta per Roberto, che ci chiamava da Torino. Mentre andiamo ad ascoltare adesso un'altra voce, un'altra telefonata, vi chiediamo interventi brevi per poter accoglierne il maggior numero possibile. A Milano, alla signora Dina. Buongiorno Dina. Buongiorno. Eccoci, allora Dina, l'ascolta il direttore Boffo, prego, le sue riflessioni, le sue considerazioni. Ecco, io sono perfettamente d'accordo con quello che ha detto il direttore e il signore che ha parlato prima di me. La reazione che io ho avuto, ero fuori Italia, è stata quella di pregare. Pregare perché... E poi ci sono venute le diverse riflessioni. Ricordo che quando stavano eleggendo il Papa, erano in conclave, io sono entrata nel santuario di Rho e ho invocato proprio lo Spirito Santo perché ti mandasse la persona giusta al momento giusto, e io di questo ne sono profondamente convinto. Abbiamo avuto un Papa, nonostante sia fragile, quasi umile, molto umile, ma grandissimo, con i suoi pensieri, un Papa coraggioso, perché ha affrontato le grandi difficoltà e i peccati della Chiesa con una chiarezza e una fermezza di cui avevamo veramente bisogno. Grazie. Grazie Dina, grazie per questo intervento. Allora, direttore, Dina poneva l'accento sulla preghiera, quanto è importante ora nel mentre e quanto lo sarà anche nei prossimi giorni che ci avviamo verso il conclave.
È importantissima, signora Dina. Mi colpiva quello che mi ha confidato in un orecchio il cardinal Comastri, che è un uomo spirituale, un maestro, un predicatore di esercizi, un cultore dell'omiletica, il quale è un buon toscano, conosce Santa Caterina da Siena e mi citava una frase di Santa Caterina da Siena, scritta in un momento similare al nostro, quando si stava per scegliere un papa. Diceva: dobbiamo pregare Dio e strappargli la grazia di avere non un papa che egli subisce, ma il papa che egli vuole. Non il Papa che egli tollera, che egli subisce, ma il Papa che egli vuole. In altre parole, dobbiamo pregare perché chi è chiamato a scegliere si sincronizzi, si sintonizzi con lo Spirito Santo per far venire fuori il Papa che è nelle intenzioni davvero del Signore. Sono parole che ci interpellano alla riflessione, quelle del nostro direttore, anche all'ascolto. E a proposito di ascolto, vogliamo proporvi ancora alcune voci raccolte proprio sulla piazza e dedicate alla rinuncia del pontefice al ministero petrino. Andiamo ad ascoltare il popolo di Dio, suggestioni, emozioni e ricordi. Eccoli. Ero sacrestana nella parrocchia e venuta a fare la processione in quella parrocchia lì. E la bellezza di questo Papa, la dolcezza del viso. Bello, 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 bello. La dolcezza. Vengo a prendere l'ultima benedizione perché domenica non posso. È un Papa grandissimo e tanti dovrebbero prendere esempio dal Papa. È il primo discorso che ha fatto si sentiva il suo accento tedesco, è stato di una delicatezza, di una simpatia incredibile, ma non c'era bisogno di quello per apprezzare il Papa, ecco. Ricordo del Papa che ho aspettato per molto tempo e quindi sono veramente dispiaciuto che vada via. Ricordo di un Papa che forse ha restituito alla Chiesa quel senso di escatologico, di trascendentale che è mancato per molto tempo. Il giorno della sua elezione, una grandissima gioia e la sensazione di avere finalmente un Papa che parlava alla mente della gente. Poi ci sono tanti ricordi da romana e sicuramente oggi una grandissima tristezza. Un'udienza una volta, e comunque mi piace molto tutta la sua spiritualità. Sicuramente è un bel ricordo perché ha fatto 8 anni, secondo me, splendidi e ha chiuso con un messaggio veramente, ma veramente forte. Almeno io così l'ho interpretata. La Terra Un Santa. pontefice che ha indicato, sollecitato a guardare verso l'alto, a guardare al mistero. Direttore, mi diceva Luigi, Luigi, dillo pure a noi, visto che ci sono delle nomine anche oggi, no? Sì, sono nomine che riguardano delle comunità non italiane, però una riguarda un italiano, è il nuovo arcivescovo di Tunisi, in Sì. Tunisia, ed è un sacerdote, Don Ilario Antoniazzi, che è del clero del Patriarcato di Gerusalemme, finora era parroco a Ramè, in Sì, Galilea. ma è italiano, È anche se stava italiano, lì. Ok. sì, è italiano, è italiano. È nato a Rai, nella diocesi di Vittorio Veneto, quindi siamo Sì, questo nella. perché la diocesi di Vittorio Veneto ha storicamente un rapporto molto forte con la Terra Santa e ha
storicamente dato tante vocazioni e direi che ha mantenuto e sviluppato un rapporto esemplare di una chiesa locale con la terra del Signore. E lo sguardo quindi ci porta a guardare proprio la Terra Santa. Mentre andiamo a Bergamo ad ascoltare e ad accogliere un'altra voce, buongiorno a Sergio. Buongiorno. Eccoci. Sergio, allora, il direttore l'ascolta, prego. Io in questi giorni, nel grande dispiacere, nel grande rammarico che ho provato per la rinuncia di Benedetto XVI, grande, grande pontefice, ho pensato, ho riflettuto e ho detto qui, ho sentito risuonare un po' i ripetuti guai a voi di Gesù nel Vangelo e ho sentito anche il monito di Paolo, e ora che vi svegliate dal sonno e buttiate via le armi delle tenebre per indossare le armi della luce. Questo gesto di Papa Benedetto XVI è stato un gesto di grandissimo coraggio e di grandissima umiltà, che penso porterà alla Chiesa grandi frutti. Grazie Sergio, e questo lo giriamo al direttore: indossare le armi della luce è un gesto che darà frutti alla Chiesa. Quali? Io non ho dubbi che sia un gesto di luce, un gesto di coraggio, un gesto di carità, un gesto di bontà, un gesto di santità. Però lasciatemi dire, perché non sarei sincero con voi se non vi dicessi che anche restare è un gesto di coraggio, è un gesto di forza, è un gesto di volontà, è un gesto di eroicità. Penso a tutti coloro che oggi hanno iniziato una giornata faticosa, una delle tantissime. Penso a una mamma di 70-80 anni che ha cominciato alle 6 e alle 6 e mezzo il suo lavoro di accudimento della propria casa, della propria famiglia, e che da 30, 40, 50, 60 anni compie tutti i giorni gli stessi gesti. Forse che questo non è coraggio, forse che questa non è santità. Cioè, voi direte, ma cosa vuoi dire? Vuoi dire che il Papa è stato poco coraggioso, poco? No, assolutamente il contrario. Il Papa è stato grande a ubbidire allo Spirito e a fare ciò che lo Spirito gli suggeriva di fare, perché questo era il suo ed è il suo compito. Però stiamo attenti all'unilateralità delle nostre valutazioni. Anche stare al proprio posto, ignorati dal mondo, e compiere il proprio dovere è un atto di coraggio ed è un atto prezioso sulla via della santità. Riusciamo a prendere ancora una telefonata mentre risuonano ancora le parole citate qualche minuto fa dal direttore di Santa Caterina. Andiamo a Carbonia ad ascoltare la signora Palmina. Buongiorno Palmina. Buongiorno, buongiorno a tutti voi. Dunque, io rispondo alla domanda che qual è stata la mia impressione quando sì, purtroppo ho accolto questa notizia. È stata intanto di spavento, di stupore, di dolore e poi anche di gioia, perché ho detto, dal momento in cui l'ha fatto chissà da quando è che si preparava. Allora, a questo punto si è tolto un grande peso, direi. La prima impressione che ho avuto anche nei confronti della mia persona cristiana, ecco, forse tutto questo è accaduto anche un poco per colpa mia. Forse non ho pregato, non so pregare abbastanza per le cose che contano. Ecco, e anche se oggi mi ritrovo, senza che io me lo programmi, a pregare per questa grande cupola. La sensazione che più ho avuta è questa. Questo è tutto ciò che io so.
che mi comunicano i mezzi di comunicazione. I motivi per la quale ci sono e io non conosco sono di più. E allora, l'ultima parola è questa. Riferendomi a Gesù, sì, non siete stati capaci di vegliare con me la solitudine. Grazie Palmina per questa suggestione così profonda. Direttore, è così, è proprio così. E come si legge allora il nostro spavento, come diceva Palmina, di fronte a questa notizia? Ma certamente non siamo riusciti a portare in maniera efficace la nostra parte di peso, alleggerendo il peso del giogo petrino. Questo mi sento di condividerlo. Non spingerei oltre, fino a una sorta di masochismo spirituale, il senso di colpa, perché molti nella Chiesa ordinariamente pregano per il Papa e fanno della loro vita motivo di solidarietà e di cooperazione nascosta al ministero di Pietro. Io vengo da una associazione, mi pare di averlo già detto la prima volta, il primo giorno, l'Azione Cattolica, in cui si insegnava a offrire giornate della propria vita in cambio di giornate ulteriori alla vita del Papa. Questo per dire come l'atteggiamento della nostra lettrice e della nostra telespettatrice è un atteggiamento che si iscrive nella spiritualità classica, nella spiritualità tipica del nostro popolo e di cui dobbiamo essere fieri. Però gaudete in domino, cioè la nostra è sempre una fede paradossale che ci invita a vivere in contemporanea aspetti diversi: il dolore, il dispiacere, il rammarico, l'autoflagellazione e nello stesso tempo la speranza, e nella speranza l'attesa, la gioia che il Signore vorrà rendere fecondo ciò che oggi viene fatto nel suo nome. E anche se so di dispiacere a molti, sullo scoccare delle 13 devo ringraziare il collega Luigi Laloni e soprattutto il nostro direttore Dino Boffo per essere stato con noi anche questa mattina, nonostante gli impegni già programmati. Rinvio, come abbiamo fatto già in queste mattinate, a domani tutte le telefonate arrivate alle quali non siamo riusciti a rispondere, mentre lo studio di Nel Cuore dei Giorni riapre questo pomeriggio poco dopo le 14 e riparte dai luoghi dove tutto è cominciato per Padre Pio, cioè a Pietrelcina. Se potessi, prego, aggiungere una parola a quella del mio collega Nicola, vorrei anche dire ai nostri telespettatori: allargate le riflessioni, allargate la meditazione, coinvolgete le vostre parrocchie, fatevi portatori in parrocchia di ciò che in televisione sentite, mandate, riferite domani alla nostra televisione quelle che sono le meditazioni più ampie e nuove che vengono fatte nelle parrocchie. Abituiamoci a questo scambio in novità che ci arricchisce e ci avvantaggia alla fine tutti. E in qualche modo il popolo si è mobilitato, nel senso che sono molte le realtà parrocchiali, no, Luigi, che hanno già attivato anche la presenza qui a Roma per queste, certo, giornate, intendo dire quella di domenica e poi quella di mercoledì, giusto? Quella di mercoledì, cioè, domenica sarà comunque il grande impegno, la grande preghiera, no, insieme al Papa per l'Angelus, ma mercoledì che è l'abbraccio, l'arrivederci, no, certo, a Ratzinger, al Benedetto XVI, ci sono, oltre alla mobilitazione
espressione di tante realtà, c'è la pastorale giovanile romana che ha chiamato a raccolta tutti i ragazzi di Roma, e non saranno solo loro, sappiamo che sono in arrivo carovane di persone, quindi sarà un momento molto toccante e molto bello, di grande abbraccio. Questo stare insieme può suscitare, direttore, può suscitare anche crescita in questo momento nella comunità ecclesiale? Ma non c'è dubbio, non c'è dubbio, questa è l'occasione feconda per una crescita nella coesione, una crescita nella consapevolezza e una crescita nella carità. Bene, allora grazie ancora al direttore Dino Boffo.